Cordiale saluto dalla redazione, ben ritrovati con l'informazione di oggi, giovedì 13 novembre 2014, da Telemerito, canale 625 del digitale terrestre. Reggio Calabria, revocati i domiciliari a Scajola, imposto l'obbligo di dimora nel comune di Imperia. È stata accolta la richiesta di revoca dei domiciliari per Claudio Scajola, imputato nel processo per i presunti aiuti alla latitanza dell'armatore Amedeo Matacena. La richiesta era stata avanzata dai difensori Giorgio Perroni e Patrizia Morello e su di essa il PM della DDA Giuseppe Lombardo aveva espresso parere negativo. Per Scajola ora vige l'obbligo di dimora nel comune di Imperia. Il 14 novembre riprenderà il dibattito in aula. Reggio, perquisizione della Guardia di Finanza e riuniti, acquisiti documenti. A 5 giorni dalla visita del Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, la Guardia di Finanza ha perquisito alcune reparti dell'ospedale Riuniti di Reggio. Dopo la visita dei NAS di un mese fa, l'ospedale Reggino è nuovamente oggetto di attenzione da parte degli organi di controllo. La perquisizione, finalizzata a verificare i numerosi e reiterati episodi di presunta mala sanità denunciati da alcuni cittadini, con queste parole anche il procuratore capo di Reggio, Federico Caffiero Del Rao, ha commentato la visita delle reparti di ginecologia, ostetricia, neonatologia e chirurgia, acquisite inoltre vari documenti. Reggio, non partono i lavori della Gallico Gambari, finanziamento europeo a rischio. Potrebbe trasformarsi nell'ennesimo buco nell'acqua l'annunciata cantierizzazione del terzo lotto della strada a scorrimento veloce Gallico Gambari. Non è stata ancora effettuata infatti l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto vinta lo scorso mese di maggio dal raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Coop Costruzioni. L'offerta di complessivi 42 milioni di euro era stata aggiudicata alla Coop Costruzioni al termine della regolare procedura prevista dalla stazione unica appaltante della provincia di Reggio Calabria. L'offerta appunto era stata giudicata come la migliore tra quelle presentate a fronte di una base d'asta di 47 milioni di euro. Ma l'aggiudicazione temporanea, che prevedeva la progettazione esecutiva e il contestuale inizio dei lavori, non è eseguita poi l'assegnazione definitiva, che sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni. Teoricamente la gara d'appalto avrebbe dovuto prevedere un tempo massimo di 90 giorni per la definizione del progetto esecutivo, tanto che l'inizio dei lavori era previsto per lo scorso mese di ottobre, ma qualcosa si è nuovamente inceppato nel meccanismo burocratico che ruota intorno alla progettazione dell'opera. Dall'annuncio dell'aggiudicazione temporanea poco o nulla è stato fatto, tanto che adesso è a rischio il finanziamento comunitario di 65 milioni di euro che prevedeva l'inizio dei lavori entro la fine del 2014. Se entro il 31 dicembre i cantieri della strada non saranno avviati, il finanziamento sarà considerato inevaso, trasformando di fatto la Gallico Gambari nell'ennesima incompiuta calabrese. Il terzo tratto della Gallico Gambari prevede la realizzazione del tratto stradale compreso tra Mulini di Calanna e Podargoni, una porzione di strada essenziale per una maggiore fruibilità nel collegamento mare-monte dello stretto di Messina all'Aspromonte, nonostante gli annunci e ripetuti plausi della politica. Rogudi, evento incontro di vini. Anche quest'anno con la comunità del cibo Rogudi, l'identità che resiste nella biodiversità, ha voluto riproporre l'evento che si svolgerà sabato 15 novembre alle ore 18.30 presso lo spazio Fiera di Rogudi Nuovo, una festa per valorizzare un'antica usanza dell'area grecanica, un incontro attorno al vino tra produttori appassionati e semplici degustatori. Verranno presentati e 3 vini abbinandoli ai cibi e alle pietanze delle tradizioni locali. Gli amici della bottega di Bacco e della comunità del Grano in Aspromonte dando seguito al detto a San Martino Spiticchi e Vino. Ci delizieranno con un menù in tema con l'autunno, l'estopitta, polenta con farina di gran turco di cardeto farcita con fagioli e scorcita, patate e cipolla alla rigudisi, pane di grano iurmano con erbette di campo, pane di grano duro con pomodori, olive schiacciate e scaglie di pecorino d'Aspromonte stagionato dolce secondo la fantasia delle massaie. Tutto verrà accompagnato da musicisti e cantori popolari. Ovviamente sarà presente anche Telemerito con le telecamere. Bova Marina, tutto pronto anche per la prima sagra di San Martino. Al via sabato 15 novembre a Bova Marina, in piazza Municipio, la prima sagra di San Martino.
tradizione in una notte d'autunno, il motto scelto dalla consulta giovanile della città, associazione organizzatrice assieme a Cuvades, Ampana, Proloco e Lados per dare vita a questo primo evento di piazza d'autunno. Bova Marina, dopo un'estate ricca di appuntamenti culturali ed eventi popolari organizzati con oculatezza dell'amministrazione comunale, mantiene il suo status di capitale del tempo libero dell'area grecanica, offrendo ai tanti cittadini che puntualmente partecipano alle iniziative una varietà di manifestazioni che vanno dai caffè laterali, scusate, dalle sagre popolari, dai dibattiti pubblici agli eventi sportivi, sommandosi alle decine di corsi e laboratori organizzati dalle tante associazioni culturali attive nella città, appunto, salesiana. Sabato 15 sarà una serata dedicata alla riscoperta della tradizione di San Martino, da sempre festeggiato nei secoli, quando all'apertura delle botti si accompagnavano banchetti e cene realizzate con le tante pietanze tipiche che ancora oggi sono protagoniste della nostra cucina. Durante la sagra, oltre alla ricca gastronomia, che consisterà in un menù fisso a prezzo popolare, composto dalle tipiche zeppole, dei fagioli, pane caldo, dolce, ovviamente dal vino che sarà disponibile a volontà nel corso della manifestazione, sarà possibile alle ore 19 prendere parte ai giochi popolari che saranno rievocati dalla tradizione ultracentenaria dell'area grecanica, oppure fare un giro tra i numerosi stand di artigianato. La serata sarà allietata a partire dalle ore 21 dallo spettacolo del gruppo folk Aspromonti. E chiudiamo come sempre con la pagina sportiva. Regina, nucleo storico degli Ultras a Sant'Agata per sostenere la squadra con Demi titolare. C'è un nuovo clima intorno alla Regina, almeno così pare. A dare nuovo entusiasmo all'ambiente sono stati direttamente i tifosi, in modo particolare il nucleo storico degli Ultras che hanno incontrato al Sant'Agata il mister Ciccio Cozza e i giocatori. L'incitamento dei supporters Amaranto, che ancora una volta hanno saputo dimostrare una passione straordinaria nel momento più difficile degli ultimi 20 anni di storia Amaranto, è stato accolto in modo più che positivo dai giocatori guidati da Capitan Di Michele. Durante l'allenamento, in visita della delicata sfida di domani sera al Granillo contro la vice capolista salernitana, la Regina vuole continuare la tradizione favorevole con i campani, battuti per ben 16 volte su 38 incontri in riva allo Stretto. L'ultima sfida risale al 31 ottobre 2009 e si concluse 3-1 per gli Amaranto. Appena 4 i successi granata che non vincono a Reggio da 32 anni. Cozza spera anche di recuperare qualcuno degli infortunati tra Louzuda e Masini, visto che Camilleri ne avrà ancora per qualche settimana. Out per squalifica Dall'Oglio e Maimone, certo il rientro in squadra del capitano Di Michele, mentre l'utilizzo di Viola dall'inizio sarà dettato dal modulo che Cozza appunto adotterà. Il giovane Condemi dovrebbe essere la sorpresa dell'11 che scenderà in campo domani sera. Potrebbe giocare a centrocampo con Rizzo e Armellino o da fantasista dietro le due punte Insigne e Di Michele. Bene, tutto anche per oggi, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi auguriamo buona visione della programmazione di Telemerito, canale 625 del Digitale Terrestre.